Allora, eccoci qua. Volevamo un po' parlare del caso Acerbi Juan Jesus. Ecco. Venerdì il Nerazzurro sarà in procura federale, o perlomeno ci sarà una videochiamata sicuramente tra Acerbi e la procura. Ancora prima arriverà quella di Juan Jesus, presumibilmente nella giornata di domani. Andiamo un po' a rileggere le parole di Acerbi, anche quelle di Juan Jesus, riassumendo un po' il fatto, ormai credo sia noto a tutti, ci sarebbe stata questa brutta frase di Acerbi indirizzata a Juan Jesus durante Internapoli, e Juan Jesus poi avrebbe fatto sapere all'arbitro quello che Acerbi gli ha detto, scusandolo poi. Acerbi invece dopo avrebbe addirittura dichiarato che quella frase non l'ha mai detta. Non ho detto nessuna frase razzista, dice Acerbi, poco ma sicuro, sono molto sereno e ora dico un bel vaffa al razzismo. Frasi razziste dalla mia bocca non ne sono mai uscite. Juan Jesus potrebbe aver capito anche male, io so che non ho detto frasi razziste, sono 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. La nazionale, quello che è successo lì sono cose nostre, mi spiace aver dovuto lasciare il ritiro, però è andata così ed è giusto, è così, questa è stata la scelta di Luciano Spalletti. Quindi Acerbi che fa un po' un passo indietro, anzi senza un po', fa un passo indietro rispetto alle scuse che aveva proferito nei confronti di Juan Jesus, che dopo aver letto quello che ha detto Acerbi, quindi il dietro fronte di Acerbi, si esprime così. Andiamo a leggere anche le parole del brasiliano del Napoli. Per me la questione si era chiusa in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Ora leggo però le sue dichiarazioni totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche da filmati labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto, il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto vai via nero, sei solo un nero, appunto. In seguito alla mia protesta con l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa, aggiungendo poi che per lui quella parola non è un insulto come un altro. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c'è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere. Così come nulla da aggiungere ha per ora l'Inter, che non si è espressa, ha dichiarato che ancora deve parlare con il proprio assistito, che oggi rischia 10 giornate di squalifica, in quanto la giustizia sportiva si pronuncia diversamente rispetto alla giustizia ordinaria. Quindi non sei colpevole. Sì, non vieni condannato. Nella giustizia ordinaria, per essere condannato, deve esserci oltre la ragionevole prova. Esattamente. Nella giustizia sportiva, praticamente no. Secondo me è un'esagerazione. Certo che è un'esagerazione. Cioè, perché è una follia la giustizia sportiva. Non è garantista la giustizia sportiva. No, proprio per niente. Posso dire una cosa? Prego. Per dare degli elementi. Vai. Ma intanto, voglio dire, su un tema così sensibile di questi tempi, Acerbi è già stato condannato a furor di popolo. E vedo gente scrivere, fare, scatenarsi. E sicuramente è già stato condannato a furor di popolo peggio che se avesse spaccato una gamba ad un avversario, ma è anche peggio la pena, cioè molto più lieve se tu spacchi una gamba. Condotta violenta è molto più... Non sono decisionate di squalifica. Esatto. Ma a parte quello, il problema è che il giudice sportivo ha rimandato alla procura... Scusami Paolo, ti faccio subito. Sì. Se spacchi una gamba si suppone, vorrei sperare che uno non lo faccia apposta. Se tu vai da una persona e gli dici negro... Sì, tu vivi però, su Marte probabilmente, però, non infatti, tu Paolo Bargigia, è tu che lo dici. No, ma io non dico, cioè lui se l'ha fatto, ha fatto una cazzata incredibile. Il giorno poi della guerra, ha fatto della una cazzata incredibile, soprattutto di questi tempi dove c'è una sensibilità spiccata su questi temi, no? Certo. Poi io sono dell'idea che non c'è una giustizia vera e anche un'etica e ci sia molta ipocrisia, perché se tu dai del figlio di buona donna ad un tuo avversario, magari lo puoi toccare nei sentimenti. Non so, quando Marco Materazzi, esatto, in tutti gli stadi gridavano Materazzi figlio di, e lui aveva perso la mamma a 15 anni, però queste cose non sono garantite. Ma io voglio dire, però, stando ai fatti, il giudice sportivo ha chiesto un supplemento di indagine alla procura perché l'arbitro non ha sentito, ha solo riportato che Juan Jesus gliel'ha detto. Non c'è un labiale dove si vede quello che dice Acerbi, e però Acerbi è già stato condannato. Probabilmente temo per lui che anche se adesso, quando ci sarà un confronto a distanza tra lui, Juan Jesus, che verranno sentiti dal procuratore federale venerdì, no? Credo. Sì. Venerdì Acerbi, Juan Jesus probabile domani. Poi passerà una 20 giorni prima del pronunciamento, perché probabilmente sentiranno l'arbitro, sentiranno quelli che erano lì vicino.
Cioè, secondo me, purtroppo per lui, a furor di popolo, Acerbi è già condannato, perché è accusato di aver fatto la cosa peggiore che ci possa essere di questi tempi. Ho visto una ricostruzione dove lui si sarebbe confidato, non so se col suo agente, con l'avvocato, con l'Inter, dove avrebbe detto, o hanno riportato che lui avrebbe detto, ti faccio nero. Però ragazzi, comunque è stato condannato e secondo me c'è un'ondata emotiva che non depone a favore Secondo te della gliel'ha logica e della detto? ratio, no? Secondo te gliel'ha detto? Paolo, Secondo te gliel'ha detto? io Sensazione, chiaramente, noi non penso eravamo che là. il 99,9% della gente che usa questi termini o che negli stadi fai bu non è veramente razzista, ma è cretino. Lo so, Perché a Udine, Paolo, però un quelli conto è il che facevano. No, branchismo, però un conto è il attenzione. branchismo, un conto è sei tu, giocatore Sì, singolo in campo, che ti prende la però. briga di guardare negli occhi una persona e dire quella roba là. Sì, però attenzione, Non è più a Udine, quelli giustificabile. che facevano i bu, tra C'erano quelli anche che dei facevano i ragazzi di bu, colore. che Me lo hanno ricordo. individuato con le telecamere, Ti c'era uno di ripeto, colore. quello è branchismo nel branchismo, che non è giustificabile, c'è di tutto. Cioè, hai Ma se tu capito? sei Voglio singola dire. persona, Acerbi, in campo, guardi negli occhi Juan Jesus, se gli dici quello, basta. Ma Non è più tu, accettabile, non è più sì, ma il problema è accettabile. che vedi che Non è più tu, accettabile. ma vedi che noi Parto dal presupposto che l'abbia emotivamente, ma detto. vedi che noi emotivamente siamo portati a condannarlo? Perché c'è sta roba qua dove c'è una sensibilità Ma perché pazzesca. non dovremmo condannarlo, Ma Paolo? perché non abbiamo la certezza che l'ha detto? Perché io devo credere a Juan Jesus e non devo credere ad Acerbi? Perché? Ma perché, perché scusa però, Paolo è Paolo, difficile ma che uno. se lui ha capito, Sentiamo ma tutti, se lui ragazzi. ha Scusa, detto ti però. faccio nero e quello ha Scusa. capito Massimo, male? vai. Vai. No, però scusa, Paolo, scusami, Paolo Bargigia, scusami. Ma adesso io non credo che Juan Jesus ha bisogno di dire una bugia, una balla di questo genere e dire una cosa per un altro inventarsi che questo gli ha detto No, può aver Nendro, gli ha capito detto queste male. cose qua. Se gli ha Scusa, detto, ma se gli ha detto ti ma faccio no, ma non ha nero. capito male. Se poi quello prima si scusa e dopo fa marcia indietro, vuol dire che già c'è qualcosa che non Ma va. Ma scusami. poi scusami, Paolo, io sono stato qualche volta in campo, no? Qualche volta in campo non ho mai sentito uno dire ti faccio nero, ma dove siamo? Che c'è? Il topolino, Beh, ma cosa Piantoni, c'entra? Ma scusa, vedi, i fumetti, dai, vedi ma cosa stiamo? Ma dai, anche tu, come la ma maggior dai, parte delle persone, dovranno. Ma no, non è anche tu, ma non cavalchi è questo anche tu, ma pensiero. non Tu hai già capisco condannato niente. C'è una Acerbi. regola, Hai la devi già applicare, condannato punto. Acerbi. Ma no, L'hai non è già che già condannato. condannato. Se ha sbagliato, devi. Ma che fa? Ha già pagato. Deve Hai, pagare con la no, ho squalifica, detto, l'hai già scusa. condannato, non ha già pagato, l'hai già Ma condannato. certo, io penso Ma che se non Juan ci sono le Jesus, che è prove un ancora, cosa giocatore. condanni? Ma come non ci sono le prove? Io Ma credo scusa, ma se. No, ma scusa, ma al stiamo ai fatti, 100% a quello Massimo. che dice Juan Però, Jesus. Massimo, stiamo ai fatti. Se ci fossero le prove, avrebbe pronunciato il giudice sportivo. Giudice sportivo, proprio perché non ha prove Non certe, ha c'è da rimandato avviare alla verso procura. niente. No, Ma stiamo ai allora, fatti, scusami, dai, ma ragazzi, ho eh. capito, però allora, secondo me, qua non stiamo parlando di Quindi un caso di omicidio qui, che ci vogliono no, però le qui, prove. ma il giudice, ma quella, Dai, ma qua, però, scusa, cioè qua bisogna anche quindi, buon quindi in questo senso. paese, cioè, allora, L'hai siete detto tu tutti prima, la garantisti, giustizia no? ordinaria è diversa dalla giustizia sportiva, Sì, ma scusa, il giudice pazienza. Sei sportivo tu ha che devi rinviato alla provare di non averlo procura. detto. Ma allora Non è perché ha la. Aspetta, aspetta, rinviato? Paolo, tanto parliamo Devo provarlo. tutti, No, se no però non si qui siamo capisce. tutti garantisti, Però io tutti sono in garantisti anche per collegamento. uno, Esatto. Aspetta, Se tu ti anche per uno che sovrapponi, fa una rapina a mano però armata, se tu ti però sovrapponi il Acerbi è già collegamento. Vai, condannato. Massimo, dai, tanto ragazzi, siamo qua fino a No, mezzanotte, c'è tempo, prego. se lui Fino mentre all'una. parlo si sovrappone, io non riesco a parlare perché sono in Certo, collegamento. una Tra alla volta, l'altro dai. viene fuori anche un qualcosa qua che io mi sembra di vedermi sempre in ritardo. No, io sto dicendo solo che hai detto bene tu prima, la giustizia sportiva è diversa da quella ordinaria. Sei tu che hai l'onere di provare di non averlo detto. Non è Esattamente. la giustizia sportiva che ha l'onere di provare che tu l'hai detto, che è un qualcosa di importante questo nel giudizio. Però io continuo a sottolineare, premesso, scusami, premesso, e te lo garantisco perché ho fatto qualche partita in Serie A e qualche Sì, partita ma in cosa Serie B, c'entra? in totale quasi. Fammi parlare. Fammi finire però. 300 partite, in 300 partite ho giocato con e contro persone di colore e io ti dico la verità, non ho mai sentito mai un professionista dire una cosa del genere a un altro.
mai, non l'ho mai sentito. A me sì, ma scusami, fortunato. Ascolta, ti sentito. Posso dire una cosa? Se questo giocatore, vabbè, finisco. Se finisci, questo finisci. Calciatore che dice quel professionista mi ha detto questa cosa, ma scusa, ma scusami, che motivo ma avrebbe, è possibile tu? Che si possa essere inventato tutto? Ma tu sai, io non credo. Scusami, ma tu sai, per esempio, nella giustizia ordinaria quanta gente, quante persone, per fortuna non tantissime, si sono inventate dei reati? Per esempio, sì, ti faccio qui un esempio. Non stiamo parlando della giustizia ordinaria. No, ascolta, ma per restare, nel mondo del calcio, sai che il signor Balotelli era stato accusato di violenza sessuale e poi hanno scoperto che quella persona, queste sono cose fuori dal col suo campo, avvocato aveva architettato tutto campo. Quindi no, voglio dire, ma se la gente ma quindi Guagisi in campo architettato, no, ma io dico ma io ho sospeso il giudizio, ma, in campo ma se la gente arriva ad inventarsi una violenza sessuale, no, cioè leggo dalle cronache, ma non stiamo parlando. Ma che, poi scusa Massimo, ma non è che adesso è un braccio di ferro fra me e te, ci mancherebbe. Un esempio. No, ma infatti un po'... ma perché ti ho detto che uno si. Proprio. Ma no, perché adesso il mainstream spinge su quello e praticamente Paolo. C'è una sensibilità spiccata su quello. Vivo... Ma non è mainstream, io... Paolo. Il razzismo è una delle più grosse piaghe che esista nella storia del mondo. Non è il mainstream. Secondo te, Cervi, è razzista nell'animo? Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Scusami. No, Paolo, no. A Cervi, una persona di più di 30 anni, non è un bambino. Ma ti faccio una domanda. Non è un bambino, non me ne frega niente se è razzista. Secondo te, a Cervi... Si prende le sue responsabilità. No, ma ti faccio una domanda. Si prende le responsabilità di quello che dice. No, sì, però ti faccio una domanda. Si prende responsabilità e pagherà, tanto è già stato condannato. Certo. Ma sai che il vero razzista, cioè ai tempi dell'apartheid, non saliva sugli autobus con quelli di colore, eccetera. Secondo te Acerbi, quando va in doccia nell'Inter, ma cosa c'entra, un boss doccia a parte, ma cosa così c'entra? Non incontra Bissek. Ma qua nessuno sta dando del razzista. Ma gli date del razzista? Ma chi ha dato del razzista? Beh, tu hai detto che è razzismo. Quando? Prima hai detto... Io ho detto che non esiste l'ignoranza su queste cose. Non esiste. Quindi non è che stiamo facendo la gara chi è più razzista, non ti frequenti con persone di colore. Ha fatto una battuta infelice, ok? Esatto. Ma non ma è che razzista. Battuta? Ma che battuta? Se tu guardi negli occhi Juan Jesus e gli dici nero, con la G pure, non è una battuta. È una cosa di una scemenza totale, se l'hai fatto. Secondo me non lo pensavo. Non lo pensavo. Ancora questo non lo pensava, ragazzi. Ma non è importante ma se lo pensa parte, o no. Ma a parte ma non Paolo, è importante. Ma non Paolo, è che sta andando in galera, Cervi, Paolo, infatti. Ma nelle partite... cioè, si mette, galera? Scusa, 10 giornate. Gli togli la nazionale perché probabilmente non andrà la prossima nazionale, volta ragiona fine... la prossima ma volta la prossima ragiona. Volta ragiona ma chi ha giocato a calcio ne hai uno collegato e uno qua ma quante no, robe però si sono detti nelle partite non lo so avete mai detto negro ma lei non ha detto nero magari hanno detto robe più offensive no, però adesso vabbè. La cosa offensiva ma è noi, dire nero ma noi però non possiamo Paolo io voglio ragionare con la mia testa io capisco il tuo ragionamento io voglio ragionare con la mia testa non con quella del pensiero unico ho capito hai capito? Adesso, però non è che se uno non la pensa come te allora la pensa no, come ma io dico unico. La mia non no, voglio imporre il mio no, pensiero certo, lui, però dico la tua è soggettiva come la mia allora ci sarà un giudizio che esaminerà le cose noi stiamo esprimendo opinioni non sentenze qui sensazioni è un tema delicato ognuno certo. Porta le proprie sensibilità certo. Però possiamo dire che questo argomento questo tema che sta andando in una direzione univoca di cercare di sconfiggere il razzismo delle cose che hanno flagellato le persone negli anni, nel tempo e il calcio, lo sport in generale arriva a tantissime persone, non si può fare il daspo ai tifosi e poi non dire niente ai calciatori e giustificando la transagonistica, però, sono Rudy, cose da campo, cose di questo scusa, tipo. Scusa Rudy, a parte che io penso che il fenomeno, che queste iniziative siano solo robe ipocrite, cioè le patch sulle maglie, il comunicato dei capitani, eccetera, eccetera. Le istituzioni che si lavano la coscienza facendo queste battaglie, poi però organizzano mondiali, supercoppe in paesi che altro che razzismo, sì, perché il dio denaro, no, cioè hai capito? Ma e poi, ho capito tu e cosa poi dire. No, Paolo, bisogna però essere piuttosto coerente, di niente, però piuttosto di niente meglio piuttosto, e questo, cioè se non no, facciamo niente, non ne parliamo, no, non ma ha comunque roba senso. Sulla maglia, guarda, leggiti i numeri, i fenomeni, i numeri di intolleranza, fra virgolette razzismo nel mondo dello sport, eccetera,
è in crescita, quindi vuol dire che queste iniziative servono a zero. Come serve zero, secondo me, io sono coerente col mio pensiero, purtroppo nella violenza sulle donne, mettere le scarpette rosse nelle piazze o fare le robe, sono tutte demagogie, non le combatto. Ti faccio una domanda, però Paolo, io credo che sia certo te, non a, si a me l'UEFA e la FIFA, cioè, che fanno queste battaglie, no, non è utile secondo te parlarne comunque, cioè cercare di fare sì, qualcosa, ma non condannare uno, ma non lo stiamo quindi adesso teniamo sull'argomento, non dare quindi un ragazzo che gioca a pallone, che vede l'esempio di Acerbi, vede che Acerbi non è squalificato, ha un buon esempio. Ma io non dico che non va squalificato, se l'ha detto, c'è un regolamento, io non dico che non va squalificato, dico solo che l'onda emotiva, anche in questo studio, l'avete già condannato a Cerbi. Ma no! Voi, allora, cioè, è la parola di uno, allora, il giudice sportivo che di mestiere fa questo, non l'ha condannato perché Paolo, ha sospeso la sicurezza, ce l'hanno Juan Jesus e Acerbi. Voi l'avete già condannato. Ma poi dico l'ultima cosa. Tra poco, due minuti, torniamo subito al studio, continuiamo col dibattito, chi non ha parlato, chi vuole parlare, prenotarsi, prego. Io volevo dire una cosa, allora. Vai. Certo. Io per ultimo poi. Per ultimo. Cosa. Quello che io voglio capire invece, no? Come diceva prima Massimo, giustamente, cioè, non credo che Juan Jesus sia così stupido in una, cioè, in una partita tranquillamente vada là e dice guarda che questo personaggio mi sta dicendo queste cose, no? Non mi sembra che qualcosa gli ha detto. Il labiale non fa vedere nulla, perché non fa vedere nulla in questo momento, quindi la controprova non ce l'abbiamo. Però... se uno ragiona a mente fredda, come mai un giocatore prende, va dall'arbitro e dire questa cosa qua? Vuol dire che qualcosa gli ha detto. Ma magari ha capito male davvero, okay. Gli ha detto ti faccio però nero. Attenzione, lui va là e gli chiede scusa. Ti faccio nero a Max, proprio non va giù. E vabbè, a te non va, però no, lo usano. Paolo, non è che è un termine Paolo, in cinese, è un termine questa, in italiano. È italiano, a disposizione di un avvocato che ha cercato di trovare una soluzione alla frase. Ma vedi, ti faccio nero in campo, scusami, è un'altra cosa che io non ho mai sentito nella mia vita. Vabbè, okay? Ma non è che tu perché devi aver sentito tutto, lo leggevo, no? Quando io leggevo il Topolino. Ma ho capito, scusami, a parte che quando giocavi tu non c'era una sensibilità così spiccata su questo tema. Sì, tra stranieri. Non c'era il Black Lives Matter, non c'erano tante cose. Non c'era, quando giocavi tu, non c'erano quelle robe lì. Quando giocavo io c'erano le persone di colore. Sì, i giocatori ma di colore non che c'era giocavano. Una rivendicazione, uno status. No, c'era la rivendicazione sui terroni. Te lo dico sinceramente, appunto, io ho giocato 5 anni a Bari e 5 anni quando andavo al nord venivamo chiamati tutti, esatto, anche se io sono solamente, di cremonese, terroni. Solamente che veniva che preso forma di razzismo anche quella. Sì, ma veniva preso come uno sfottò. Cioè, adesso è discriminazione territoriale insomma, e razziale. Insomma, di sfottò mica tanto. Cioè, allora caro, non si può. Caro Paolo, scusami, all'epoca se ti ricordi Verona-Napoli o Milano-Napoli non era tanto uno sfottò, attenzione, no, ma lì era la violenza tra i tifosi, però c'erano le robe di cabaret, il Terun, il Polentune e tutte quelle robe lì, non mi pare che la gente guarda che quello c'era negli anni 60, scusa, vabbè, comunque c'era. Cioè, se per quello per prendere ragazzi in giro degli amici così oppure delle robe, bravo, se per quello usavi anche dei termini. Hanno appeso manichini, ragazzi. No, usavi. Ma sì, ma quelle sono le robe dei tifosi. Paolo, Acerbi non ha fatto niente di steroide. Non mischiate tutto. Capito, poi io voglio dire un'ultima cosa. Non mischio niente, ma hai tirato fuori tu la mia epoca. Sì, ma voglio dire, ma non è che perché tu non ne hai mai sentito ti faccio nero non esisteva. Poi in ogni caso un campo è lungo, magari lo dicevano, tu eri in difesa. Faccio nero è sicuramente un qualcosa che un avvocato gli ha messo in bocca. Ma sicuramente tant'è non lo vero so. Che di ma primo scusami chitto lui chiede scusa. Ma allora, ma però siamo, io ma ti siamo posso i fatti, dire. Siamo no, i fatti. No, ma vi dico un'ultima cosa, no, poi giuro che non ho più niente ma da siamo dire i fatti, ripiloghiamo i fatti. Non ho più niente da dire. Ripiloghiamo i fatti. Acerbi va dall'arbitro, Acerbi, ciao. Juan Jesus va dall'arbitro, dice Acerbi mi ha detto queste cose. Acerbi si accorge del conciliabolo tra l'arbitro e Juan Jesus. Va dai due, chiede scusa a Juan Jesus, che dice va bene, chiusa qui, a posto, amici come prima, quello cose l'ha di campo. Quello dopo Juan Jesus, il giorno dopo, perfetto, che per lui era chiusa perfetto lì. Dopo che però Acerbi dice
rifà quelle dichiarazioni in stazione centrale. Juan Jesus dice, ragazzi, ma qua stiamo scherzando. Sì, ok, però cioè, ha cambiato di nuovo la cosa. Sì, ma stare che un avvocato abbia detto ad Acerbi, amico mio, sì, ma ci può versione. Stare, ma ok, però scusazio, io voglio dire scusazio non petita, scusami. Accusazio manifesta. Sì, ok, però Rudy, scusami, gli ha chiesto roba. Scusa, però. Ma non è neanche ma vero. Ma scusa se non hai fatto niente. Ma non lo so se gli ha chiesto scusa, gli ha parlato. L'ha detto, l'ha detto. Sì, ho capito, va bene. Ma verrà, secondo la legge della Sharia, non solo beccherà 10 giornate, verrà anche frustato. Ma smetti. Ok, così la vostra coscienza. Ma a me è pure simpatico. La vostra coscienza di giustizialisti vi fa stare bene. No, ma così non state tutti bene. Giudicando. Cioè, ma stiamo è un po' come quando allora, le nostre sono supposizioni, le tue sono opinioni, le nostre sono opinioni. No, ma io dico stiamo analizzando cosa. Degli elementi e supponiamo che sia successo questo. Però anche Juan Jesus che dice, per me la roba era finita lì. Non è finita lì, perché se tu vuoi sdrammatizzare non vai dall'arbitro a dirgli mi ha detto, gli dici sei uno stronzo, gli rispondi. Però lui ha detto che era finita a fine partita. Gli entra a piedi uniti. No, perché tu, però scusami, se tu giocatore Paolo, sai... Cioè sta passando Juan Jesus... No, scusami, lui ha detto... Va a dire una roba all'arbitro, non finisce però, lì. No, però non è proprio così. Juan Jesus ha detto, mi ha chiesto scusa, no. È finita a fine partita. Poi è non chiaro è che se uno legge dei tuoi commenti il giorno dopo sulla questione, allora magari gli è risalita la cosa e dice come... Per me era chiusa lì e questo adesso fa finta di nuovo. Ma non è finita lì, perché cosa, se lui lo dice... E dice un'altra cosa. Ma se per Juan Jesus era finita lì, nel senso che dice, cazzo, mi ha detto sta roba, però dice vado avanti. Ma se tu lo dici all'arbitro, è ovvio che viene fuori un cinema. Sì, non era finita lì per Juan Jesus. Ma come è stato ipocrita. Ma come ok, sono d'accordo, posso essere d'accordo, perché ma come Acerbi al furore... Che magari sbaglia, vogliamo dire questa roba, gli dice così. Dobbiamo avere lo stesso termine di sensibilità per capire che quello nella reazione gli viene da dirlo all'arbitro. Ho capito, perché ma uno tu... può dire una cosa e l'altro non può dirlo all'arbitro. Ma se tu vuoi far finire una cosa, se adesso in una pausa Mark mi dà un cazzotto in faccia, no? Noi lo capiremo. E io ci ho pensato, sinceramente ci ho pensato. Ecco, e io però me lo becco e dico... È finita lì, non vado dalla maestra a piangere, ma se dico è finita lì e poi quando esco di qua vado alla prima stazione dei carabinieri o vado al pronto soccorso, mi faccio refertare, hai cambiato idea. Vabbè. No, ho capito, ma allora Juan Jesus però ha cambiato idea anche lui. Juan Jesus non può dire che è finita lì. Allora Acerbi ha fatto un commento razzista da persona non intelligente. Acerbi è un po' incoerente, Juan Jesus è un po' incoerente, vogliamo chiuderla così? Avrebbe fatto. Però dai, per scontate certe cose e per non scontate altre però. No, esamini i fatti, esamino fatti. Che perfetto. È stato nei fatti, c'è Juan Jesus che si lamenta di una cosa, c'è Acerbi che gli chiede scusa, fatti. Poi c'è Acerbi che cambia versione e Juan Jesus che si incazza, fatti. Ma quindi, guarda, da questi fatti noi con buon senso io non cambio idea, sicuramente no, sarà condannato a Acerbi, ma cioè, purtroppo sentiamo per lui, Nicola e Mark cosa ne pensano. Allora posso dire una cosa che puoi dire puoi anche strana. Non dire puoi io, fare quello che vuoi io Massimo forse mi puoi capire da calciatore a calciatore visto il tema importante molto certo. Sensibile Acerbi un cretino. Diciamo che tra parentesi un se cretino. Se ha detto queste cose detto è stato un cretino. Un cretino, ma sicuramente non penso che sia razzista, anzi me ne parlano tutti no, come ragazzi. È stato un commento razzista, non che è razzista. Ce ne se, guardiamo sono, bene. Se sono Juan Jesus, che so che posso tirare una bomba che non esiste, non penso Juan Jesus pensi che Acerbi sia razzista. Io la chiudo in campo, piuttosto dico, chiudiamola in campo, ci vediamo dopo gli spogliatoi, la sistemiamo bene tra di noi, come facevamo nella vecchia maniera. Se lo dico, sì. Visto non vai che dall'arbitro quello che scatena, io non vado all'arbitro, non vai sono un dall'arbitro calciatore. Così vero Massimo, noi la sistemavamo così se succedeva così in campo è da bambino andare dall'arbitro ragazzi, ma stiamo chiedendo questo discorso dicendo no, che Juan Jesus è stato un bambino andare no, dall'arbitro scusa. Paolo dai, ma lui ti ha detto che lui non l'avrebbe fatto sto facendo come da uomini visto proprio per non far scoppiare un caso perché non è proprio talmente sensibile non è che è la strada giusta la seguire però giustamente vista dagli altri l'hai buttata fuori se Acerbi ha sbagliato poi vedremo se ha sbagliato è giusto che paghi poteva secondo me uscirne meglio sempre se ha sbagliato uscirne meglio
il fatto che lui abbia chiesto scusa, doveva continuare a chiedere scusa, basta, aspettare la giustizia alla fine, anzi, ragazzi, e doveva pagare anche, essendo in prima persona, a testimoniare quello che può succedere in campo, che non bisogna dirlo, poteva uscire in, certo, in un'altra però maniera. Marca, però Marco, scusami. Ma così da solo, tanto se no la chiudi così, non la chiudi mai. Sì, hai ragione, però io dico, la cosa che hai detto inizialmente, magari un po' colorita, però è vera. Ma puoi dirgli, se non hanno tante l'intelligenza cose, di chiuderle in campo. Puoi dirgli sei un testa di minchia, sei un... quello. Ma noi non sarebbe mai uscito dalla bocca, penso al 99% di nessuno. A me non viene questa cosa qua, forse anche perché, non lo so... vivo 6 mesi l'anno qui in America e ho tantissime persone di colore con cui ho rapporti di amicizia. Anche perché allo stato attuale, ragazzi, anche te manca Cerbi, no? A me non viene proprio di manca Cerbi una persona di un sultano. Ma allora sei un pirla. Ci gioca. Allora paghi se sei un ci pirla. Ci gioca con gente di colore. Ragazzi, ci gioca. Ma infatti noi non stiamo dicendo che Acerbi è una persona razzista. No, ce ne guardiamo che bene. Acerbi è un razzista. Che però, se ha detto quella cosa ha fatto un commento razzista. Punto. Punto. E soprattutto è riuscito quasi a peggiorare dopo. È come D'Aversa che entra in campo, tira la testata a Ri e poi dopo intervistato dice ma non è che gliel'ho tirata, gli sono andato vicino, è un po' successo. C'erano immagini, ma cosa stai dicendo? Appunto. Ma c'erano immagini. E con Acerbi non ci sono immagini. Ma è la stessa cosa, pa. Non cioè, è dai. La stessa cosa. Vabbè, Nicola. No, beh, sicuramente... i giocatori, i calciatori, gli allenatori, tutti quelli che fanno parte del circo del calcio, che sono sempre in prima linea, anche televisiva specialmente, devono stare attentissimi quando dicono certe cose, specialmente quando sei in campo, che hai le telecamere che ti riprendono. E comunque è evidente che oggi il razzismo è un tema importante, per cui bisogna pensarci 2000 volte, non 100, 2000 volte prima di dire certe cose. Per cui ritengo che, se fosse vero, io non so che cosa abbia detto, se ha detto ti faccio nero o sei un nero, non so, non ho seguito molto, anche perché fino ad oggi sono tutte allusioni, cioè non c'è una prova concreta, come dice Paolo. E volevo ricordarvi che qualche anno fa, in una partita Manchester United-Liverpool, il calciatore Suarez fu squalificato per 8 giornate perché disse per 7 volte a Evra, Patrick Evra, sei un nero, non parlo con te perché sei un nero, adesso non ricordo bene, comunque era okay. Questo diciamo l'oggetto, per cui io ritengo che oggi la giustizia sportiva, se sarà chiamata a decidere, le giornate saranno 7, 8, 9, o 10 anche. Sì, è da 10 a 15. Sì, parliamo di quello. Secondo me è comunque... Mentre la scelta di Spalletti è una scelta del CT Etica, no? No, beh, ma è anche giusto. Cioè, ma forse anche il giocatore magari... Però questa qui è bellissima, non è vera, scusate. No, io dico... Io no, ma cosa? Paolo, scusa, deve servire da esempio. Mi è arrivata adesso una cosa, lo dico. Mi è arrivata adesso una vignettina. Arriviamo. No, sta parlando? Vai Max. No, ma la posso commentare questa sì, è un meme degli autogol fondamentalmente sui okay, social. No, io non no, lo no, sapevo, ma perché no? Perché no? Saranno no, contenti. È carina certo. dove si vede Acerbi e Juan Jesus vicini con Acerbi che dice vuoi del Montenegro? Ed è carina questa. È una delle tante frasi che potrebbe... potrebbe aver detto. Ci prendiamo dopo un Montenegro. Sono due cose che non mi piacciono. La filosofia della giustizia sportiva, che è orrenda. E adesso qua, perché c'è lo scatenamento su Acerbi, ma se pensi a chi è passato dentro Calciopoli, eccetera, magari mi dà ragione, no? Cioè, perché tu non puoi condannare uno se non hai le prove. Cioè, è indiziaria. E poi, che secondo me... è molto sproporzionata la pena, cioè veramente, perché condotta violenta, quella sono 4 giornate e dai 10, 15 a 1, che dice cose che non vanno dette, sicuramente. Però non sei neanche credibile se tu vuoi essere
vuoi educare, cioè non sei credibile, perché poi c'è intorno un'ipocrisia pazzesca, ripeto, cioè un fanatico, uno stupido, uno che non controlla la propria emotività, che poi forse in campo è un po' più difficile, no, controllarla, no? A quei livelli. Cioè, no, voglio dire, se qua seduti a un tavolino, no, certo, abbiamo però meno adrenalina. Sì, sì, però a me una frase simile non uscirebbe mai. Cioè, non mi passa manco per l'anticamera del cervello. Okay. Quindi non la giustifico con la trans agonistica. Ok. Ma sai qual è la frase però, Paolo? Perché qui la frase ancora nessuno lo sa qual è. Capito? No, ma io sono il primo che ha detto che allora, non lo qua sappiamo. Siamo tutti supponendo, no, ci ma mancherebbe. Io, sono tutte, no, ma io sono il mio buon senso mi porta a pensare che Juan Jesus dica il vero, però è un buon senso, non lo so, chi lo sa. Guarda, io purtroppo ho tirato fuori il calciopoli, io l'ho fatta tutta, l'ho vissuta e so cosa vuol dire avere a che fare con la giustizia sportiva. No, ma è una vergogna, pensiamo che la Juventus è stata retrocessa perché Papa Rest è stato sequestrato in uno spogliatoio. Ancora sta passando. Capito, ragazzi, però, certo. Allora, mi sembra un mischione, no. Un mischione, no, viene fuori un minestrone. Per dire. Paolo, c'è però un esempio della giustizia sportiva, cioè che non c'è bisogno della prova concreta. Okay, e questo lo sappiamo. Sì, sì, lo sappiamo. È a volte ci può prendere, a volte può sbagliare. Non fare è una roba da regime, è una roba da regime, non è una roba da democrazia. Eh beh, certo, ragazzi, scusa, ti faccio un esempio. Paolo, ovviamente però gli esempi sono sempre esagerati, no? In Russia c'è uno che scrive, dice cose che non sono convergenti con la narrazione, dicono che ti condannano per cospirazione, attentato e roba, e basta. È finita così, sì, e quello magari non lo può neanche provare. L'hai detto all'inizio, però è un esempio, cioè io come ci sono finito. No, ma anche loro hanno il loro giudizio, anche loro hanno dei gradi. Ma questo o rifondiamo la giustizia sportiva o questo purtroppo ci abbiamo. Ma io dico, ma infatti. Ma questo è un altro argomento di discussione. Ma poi è sbilanciata, ma tu non puoi dare 10-15 giornate a uno così. Scusa, però io non ti ho sentito dire una parola, una ad Acerbi della serie Amico Mio, però se l'hai detto. No, però siamo qua a dire. Ho detto che se l'ha detto ha fatto una stronzata. Però, ho detto che se l'ha detto ha fatto una stronzata, okay. E non ma ha avuto il conto. Bar in questo caso spezziamo però vedi che almeno no, in questo studio è collegato, siamo in due ad essere un attimino più garantisti e più prudenti, perché diciamo che non c'è un labiale e il giudice perché Paolo, perché io credo che Juan Jesus non è così stronzo da venire fuori a dire una cosa del genere, così dal da nulla. Aver tra le altre cose chiuso la situazione, perché nel momento in cui poi viene fuori questa cosa lui la chiude, lui la riapre nel momento in cui quell'altro fa passare, guarda, se lui Gugliardo, scusa, se lui Massimo Massimo tu non credi, ma dillo, allora, dillo, allora mi è scappato, tu non sono un razzista, mi è scappato, basta, scusa, e basta, non volevo perché basta, non sono però, un razzista, però basta, scusa, esatto. Tu non credi che Juan Jesus sia uno stronzo, però come tutte le persone ma normali, ma che motivo avrebbe, no, mi ma dico motivo avrebbe? Ma e perché non può aver capito male, vabbè. Ma non usciamo più, ragazzi. Non può, cioè, non dai, so. Andiamo avanti. Dai, tanto ci siamo, sei ragazzi. In uno stadio con 70. Quanti erano lo stadio? Ma Paolo, su questo noi siamo d'accordo. Cioè, quindi Acerbi gli ha chiesto scusa di avergli detto ti faccio nero. Se tu poni al tuo ragionamento, alla tua motivazione, questo tipo di esempio, tu dici lui può aver capito. Hai questo elemento, no? E noi ti portiamo più di un elemento. Cioè, ti portiamo il fatto che una persona vada all'arbitro, si avvicinano e parlano, casualmente poi parlano, sembravano delle scuse, è vero, su questo possiamo essere al 50%, però gli elementi prepondono per far sì che probabilmente è stato detto qualche cosa dagli elementi che abbiamo. E allora a questo punto, con tutte allora le garanzie del già condannato. Ma no, con tutte le garanzie del caso, possiamo dire che il nostro buon senso, la nostra ipotesi ci può far credere che forse abbia sbagliato Acerbi. Forse. Però ripeto, forse, non vado più pubblicità. No, sì, sì. Entriamo con Juan Jesus. Juan Jesus non doveva andare dall'arbitro e doveva risolversela con Acerbi. Ma chi lo dice? Come diceva Mark, ma questo è il parere se la di doveva. Mark, e io sono d'accordo con Mark. Va benissimo, è il vostro parere. Io che non sono mai stato quello che va dalla maestra. Vai a dargli il pugno adesso, ma non può finire così la cosa che Juan Jesus è andato dalla maestra a piangere. Ma cosa vuoi dire?
messaggio, facciamo Paolo, filtrare. Paolo, ma quale messaggio? Ma facciamo filtrare il messaggio che Juan Jesus sta a piangere dalla maestra? Paolo, scusa, Paolo, il messaggio è che se lui ha detto queste cose deve essere punito. Ah, ma è ovvio, certo, no, ma l'ho detto, però ho detto che è già stato condannato. Mi trovate? Allora, leggiamo ancora delle vostre domande da casa. Max, non trovi che sia passata un po' sotto traccia l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League? Ma no, sotto la mia traccia no, nel senso che non mi aspettavo sicuramente l'eliminazione, ma a me erano risuonate le parole di Antonio Comi quando eravamo qua a fare i pronostici del passaggio del turno, e tutto lo studio aveva dato il 60, il 70% di passaggio dell'Inter. L'unico che ha detto no, io mi gioco l'Atletico Madrid perché Simeone prepara queste partite in modo meticoloso, in modo che riesce a incastrare, a ingabbiare quelli che sono i giocatori avversari, onestamente ha avuto ragione Antonio Comi. Ma detto questo, onestamente non mi aspettavo l'uscita dell'Inter agli ottavi contro una squadra sicuramente non facilissima, però insomma alla portata, ecco. Certo. Si poteva pensare che poteva passare, magari non tranquillamente, dietro sofferenze, ma che poteva passare. Poi non sono io ad aver detto che l'Inter aveva il centrocampo più forte d'Europa, l'hanno detto tutti anche in questi studi televisivi. Ho sentito parecchi opinionisti dire che aveva il centrocampo più forte d'Europa. Però è incappata nella sconfitta forse peggiore in cui poteva incappare. Ha fatto una serie di risultati utili per tanto tempo, anche se devo dirti che onestamente, a parte la partita di andata, la Champions dell'Inter non mi aveva affascinato, perché nelle due partite con la Real Sociedad, andata e ritorno, non mi aveva assolutamente incantato, anzi tutt'altro, soprattutto la partita di andata, e onestamente neanche tanto nella partita d'andata col Salisburgo a San Siro. Quindi non ha fatto una Champions, diciamo così, corrispondente a quello che abbiamo visto in campionato. Vero. Per Giuliano, meglio del Piero Zidane, Mirko? Mamma mia, due ruoli diversi. Che domandone. Io Zidane lo metto davanti a tutti, quindi... Zidane altra categoria? Categoria, ragazzi. A tutti. Sei contento, Mirko? Guarda che risposta che ti sei preso. Volevo chiedere a Paolo se l'Inter ha nella lista un post-Sommer. Ciao a tutti. Ciao Mario da Caserta. Sì. Non so se subito quest'anno. Beh, comunque c'è questo link che dura da un paio di stagioni con il brasiliano Bento dell'Atletico Paranaense. Si parla molto di un ritorno di Di Gregorio, però da quello che so non ci sono stati ancora dei contatti, eccetera. Di Gregorio è cresciuto, no? Nell'Inter. Certo, nell'Inter. E poi c'è Handanovic, che sta facendo lo scout, no? L'osservatore, e ha segnalato il portiere del Belgio, dell'Under 21, che gioca in Belgio, adesso vado a memoria, potrebbe chiamarsi Leyes, il nome del genere. Ok, non lo conosco, ok. E per Tom, quale fioretto fareste per vincere lo scudetto nel derby? Perché sapete che è grossa la possibilità che l'Inter possa provare a vincere lo scudetto vincendo nel derby. Come si chiama? Luca. Che fioretto fai? Non sarebbe, cosa ci fai? Non ci sarebbe fai? Mai fioretto. Boh, ma... Ma che te frega vincere nel derby? Ma infatti, lo vinciamo col Torino la settimana dopo. Settimana dopo, secondo me Torino. È provinciali volerlo vincere nel infatti, derby. Ma vince, dai, basta, tifosi, no? Ma tifosi, vince... in faccia... Ma nessun fioretto. Anche non perché, fa fioretti, anche perché abbiamo vinto 5 di fila, sai, il sesto la vedo dura, non lo so. È possibile che il Milan possa prendere Vlahovic? No. Io leggo, ambasciatore non porta pena. A quelle cifre no, assolutamente. Per Marco Giuliano, qual è la Juventus migliore della storia? Vabbè, allora facciamo riferita al tuo periodo, Marc. Riferita al mio periodo in che senso? La sua? La mia. No, cioè, non hai giocato un anno e basta nella Juve, però. C'è un'annata, allora, sono arrivato nel 96, la Juve era campione d'Europa. Uno squadrone. Difficile.
Difficile. Poi però sono arrivato Davids, poi è arrivato sono arrivati tanti campioni, poi è andato via Zidane, è arrivato Nedved, Thuram. È stata, guarda, il decennio che ho fatto io, ogni anno era una Juve fantastica. Ne arrivava non uno posso forte. Ogni certo. anno. Non ce n'è una da dire la più non forte c'è... di quei 10 anni lì? Non ce n'è una da dire di quei 10 anni lì? Abbiamo vinto 6 scudetti, vabbè, io ne ho vinti 5, perso 3 finali di Champions, abbiamo vinto praticamente tutto tranne le 3 finali di Champions, se no ogni anno eravamo... Ma quando sono arrivato io, già la Juve aveva fatto una finale, 3 finali di Champions consecutive. Ogni anno lo scudetto, praticamente uno su due lo vincevamo noi. Ti chiedono com'era Lippi, Marco? Grande, grandissimo. Come leggeva lui le partite, non ho mai incontrato nessun allenatore che ne ha avuti qualcuno. Certo. Però come leggeva lui le partite era impressionante. Quindi una delle sue caratteristiche principali è saper leggere prima o durante? Durante, dici? Che è la cosa più difficile. Sapere nei momenti inserire, muovere, cambiare. Della squadra anche in difficoltà, lui poi manteneva una calma impressionante, mentre gli altri si agitavano, lui riusciva a essere lucido in tutti i momenti della partita. Posso dire che probabilmente anche il gruppo Juve ha aiutato Lippi, perché poi abbiamo visto che nell'Inter, per esempio, fantastico. Questa lucidità, serenità non l'ha sempre avuta, no? Quindi probabilmente l'avete anche voi, no? A aiutarlo. Beh, lì c'era anche un discorso di dirigenza. Esatto, dico tutto, cioè, Lippi, tutto il contesto. Realisticamente Lippi, pieno di meriti, ma aveva una struttura intorno, no? Con Moggi, Gerardo. Era tutto perfetto. Certo, era tutto perfetto. Perché poi, stranamente... Poi ha vinto un mondiale, quindi vabbè. No, ma dopo, stranamente, quando è andato all'Inter, che non aveva quella struttura, quella esatto. rete di protezione... Non aveva il filtro, diciamo. Esatto. Ha fatto casino. Perché io ho vissuto il Lippi da cronista dell'Inter più che alla Juve, anche se la Juve un po' di trasferte in Champions le ho fatte con loro, eccetera. Però era anche uno che aveva bisogno di filtro, no? Perché sì. era un po' fumantino. Anche... Dopo le partite soprattutto. Ecco, hai certo. capito? E quindi, sai, la differenza l'ha fatta quella roba lì. Credo questa per Paolo, e poi sentiamo anche Rudy cosa ne pensa. Pensi che il Milan potrebbe mai riprendersi Tonali a stretto giro? No. No, non ci perché sono... hanno fatto una mega plusvalenza e non ci sì, sono proprio le condizioni. Poi è una società gestita da un fondo, quelle cose lì le guarda da morire, figurati. No, in un futuro magari. Qua è la domanda generica. Se Thiago Motta dovesse lasciare il Bologna, come vedreste Sarri come suo successore? Nicola, vengo da te, che Sarri l'hai avuta la Juve, probabilmente sarei uno di quei tifosi che non l'ama troppo. Come lo vedreste a Bologna? A Bologna lo vedrei bene, ma Sarri andrà a Napoli. Secondo me no, secondo me ci va italiano a Napoli. No, anche per me. Ci va Sarri perché no. De Laurentiis che dice che un allenatore che si dimette non ha dignità e lo fa apposta, fa vedere a tutti che lui non lo prenderebbe mai, invece l'ha preso. Questo è il mio pensiero. Poi ce lo sapremo dire. Ho avuto anch'io quel dubbio. Giochiamoci un caffè, dai. Va bene. Max, l'Inter può aprire un ciclo con Simone Inzaghi, chiede Claudio? Beh, non lo so perché è molto difficile aprire un ciclo, ne sa qualcosa Marchi Giuliano. Aprire un ciclo non significa vincere ma significa continuare a vincere, perché vincere una volta è molto più semplice rispetto a replicare e triplicare. Quindi per aprire un ciclo devi anche avere poi una struttura, secondo me, dietro, importante, solida e finanziariamente, diciamo così, presente. Io credo che l'Inter sta facendo i miracoli dal punto di vista tecnico / economico, perché ha due dirigenti, secondo me, che sono cresciuti tantissimo, Ausilio e Marotta, stanno facendo il mercato con giocatori, non ti dico tutti a parametro zero, però stanno centellinando le uscite con le entrate. La società non mette soldi da tantissimo tempo, questo va sottolineato. La proprietà non mette soldi nell'Inter da tantissimo tempo. Beh, Massimo, li mette tantissimo nel monte ingaggi, l'anno prossimo salirà sensibilmente. No, lo so, però l'hanno abbattuto il monte ingaggi e stanno facendo, sì, se tu vedi, quando fanno
degli acquisti, li fanno in base alle cessioni che hanno fatto. Se sono arrivati a rifiutare 15 milioni i trattabili, quindi potevano arrivare a 20, su un'offerta che un agente ha portato ad ausilio a Riad per Carboni, e hanno rifiutato, non si sono neanche seduti a tavolino, significa che non che la proprietà mette, perché lo stesso Ausilio ha detto noi ci stiamo autogestendo da parecchio tempo, e credo che sia agli occhi di tutti che Zhang non si veda da parecchio tempo, ma non si vede e non si sente neanche finanziariamente. Loro vendono a 30, riacquistano a 20, vendono a 60, riacquistano a 40, naturalmente all'interno di quello che è il monte ingaggi, sicuramente. Qua facciamo fare un salto nel passato a Mark. Dice Pietro che vive a Padova ma è originario di Eboli, dove studiavi, è vero? Liceo scientifico, dice. Sì, ho iniziato nella Salernitana. Fantastico, quindi facciamo fare questi salti nel passato. Allora, caro Mark, pensi che con te in difesa la Juve prenderebbe meno reti, Claudio? In questo momento. Sono momenti duri, Claudio. E poi, può arrivare Berardi alla Juventus, Paolo? No, è una cosa oramai passata, doveva arrivare, non c'erano le cifre, adesso purtroppo il giocatore è fermo e credo che, insomma, a 30 anni perde la nazionale, perde questa stagione, credo che perda appeal sul mercato. E va in Serie B. Thomas, no, non credi che abbiamo sopravvalutato un po' Thuram dopo il grande inizio di stagione? Ma non credo, perché è stata una sorpresa, diciamo, Thuram. Adesso le ultime partite le sta giocando magari non... È un mesetto, sì, però arriva da un infortunio, no? Però è partito col piede giusto. È un gran giocatore, voglio dire, poi non sta giocando neanche nel suo ruolo dove giocava in Germania. sta facendo la punta centrale insieme a Lautaro, devo dire che è stata una grande sorpresa. L'ultimo mese, purtroppo, per gli infortuni avuti, non sta dando il 100%, però grande sorpresa. Siamo ancora sulla difesa. Paolo, pensi che la Juventus opererà solo a centrocampo per quanto riguarda il mercato, chiedono? Se non esce qualche big, mi riferisco a Chiesa, Vlahovic, sostanzialmente sì. Poi bisogna capire se prenderanno solo una mezzala e riusciranno a prendere con Miners. Ma è chiaro che se Rabiot non dovesse rinnovare ne devono cercare una seconda. A mio avviso, comunque, per allargare un po' la rosa, loro hanno fatto un sondaggio con Felipe Anderson. Non è che abbiano proposto cifre che per il momento sono arrivate delle risposte positive, però più centrocampo, magari qualcosa in più, ma non tanto, perché io credo che per due stagioni la Juve farà ancora un mercato molto, molto ristretto. Giuliano chiede a Giuliano se si vedrebbe bene con Rampulla collaborare con Angelo Alessio, allenatore della Juventus. non so perché arriva questa domanda. Difficile. È un trio che è difficile. Se Marotta amici, fosse... però difficile. Eh? Difficile. Però. Difficile. Secondo voi come si spiega la stagione deludente di Chiesa, considerato il giocatore italiano più forte? Max, parto da te. Abbiamo ancora due minuti. Ma secondo me il quadro della situazione è: guardate dove gioca in nazionale, guardate dove gioca la Juve. Bravo, in Max. Che posizione. Bravo. Bravo. E guardate, secondo me, il fatto che un giocatore di quel genere sta secondo me subendo ed è schiacciato da quella che è la disistima che ha, secondo me, Allegri su questo giocatore.